Buonasera telespettatori di Rossini News. Dal livello del mare raggiungiamo l'altitudine dello Stelvio per andare a scoprire come sta procedendo l'impresa di Zico Pieri, di cui ci siamo occupati qualche settimana fa. Zico, come sta andando allora la tua impresa? Non hai voluto svelarci prima il piano, però sappiamo per certo che avrai un piano da seguire. E allora, visto che siamo ormai a un terzo della tua impresa, come sta procedendo il tuo piano? Ma dopo l'obiettivo iniziale era quello di trovare una sorta di equilibrio. Avevo già in mente un ritmo giornaliero, ma era tutto da verificare per le condizioni meteo e anche per le difficoltà che lo Stelvio, una grande montagna come lo Stelvio, ci riserva. E questa era parte importante del progetto. Sapevamo che la natura in questo caso dettava le regole, e così è stato. Infatti sono trovato un po' in difficoltà nei primi 3-4 giorni con sbalzi di temperatura, altitudine, cose del genere, e poi pian piano ho trovato regolarità e un miglioramento, insomma, continuo giorno per giorno. Quindi ora l'obiettivo è cercare il migliore equilibrio e mantenerlo. Ti chiediamo un piccolo sforzo di immaginazione, prova a raccontare ai telespettatori di Rossini TV come ti senti dopo questo primo terzo e che cosa ti aspetti dal prosieguo della tua impresa, che ancora deve affrontare ben due terzi della sua durata, del suo impegno. Ah, il feeling dopo 10 giorni è molto buono, devo dire che sono soddisfatto, sono contento, però allo stesso tempo, se faccio una disamina dei 10 giorni dal primo giorno in particolare, siamo partiti con una grande mole di lavoro tra foto, video e partenza molto presto la mattina, devo dire che rivivendo questi 10 giorni ho avuto anche dei momenti di grande difficoltà, soprattutto i primi giorni, i primi 2-3 giorni, quindi sapere iniziare un'avventura di 30 giorni e iniziarla in modo, diciamo così, difficile, dover affrontare dei malanni fisici come mal di testa continuo, problemi intestinali, così bisogna un attimo resettare, non pensare più ai numeri e pensare a quella che è il mio obiettivo principale, che è la voglia di esplorazione, quindi cercare nell'attesa un equilibrio che migliora giorno dopo giorno, però ecco, è una cosa non semplice da fare. Ringraziamo Zico e adesso vogliamo sentire Maurizio Radi, che non ha resistito alla tentazione e ha voluto fare un'incursione in quelle dello Stelvio, e da lì e da lui vogliamo sapere qualcosa di più. Vogliamo sapere per esempio in che condizioni fisiche, Maurizio, buongiorno, in che condizioni fisiche hai trovato il nostro atleta? Ho trovato un Zico bene, in buone condizioni, sinceramente dopo 10 giorni pensavo forse di trovare una persona più stanca, una persona con un viso più provato, invece quando sono arrivato in albergo ho trovato il solito Zico, sorridente, accogliente, come se fosse all'inizio dell'avventura. Anzi, forse ho trovato visi più stanchi e persone più stanche nel team che lo segue da 10 giorni, ma ho visto invece un Zico che in ogni caso, nonostante 10 giorni di pedalate, era lì che ancora teneva tutti per le redini ed era vivace e pronto per ripartire il giorno dopo. Sappiamo, Maurizio, e lo sanno anche i nostri telespettatori, ormai hanno imparato a conoscerti, che sei un grande appassionato di biciclette. Allora, oltre a aver manipolato un po' il fisico di Zico per rimetterlo in forma, l'hai seguito anche in qualcuna delle sue risalite. Dacci una tua impressione, com'è andata? Ma l'ho accompagnato in qualche risalita, è stata una bellissima esperienza, soprattutto il primo giorno alla mattina con lo Stelvio chiuso al traffico e quindi solo ciclisti su questa bellissima montagna. Ho visto un Zico dopo 10 giorni ancora con una bellissima pedalata sciolta, rotonda, e quindi cosa dire, è stata una bellissima esperienza, e vederlo pedalare così dopo tante scalate sullo Stelvio, sicuramente bisogna dire che ha una grande condizione fisica, mentale, psicofisica, perché sennò non si riesce
a fare, non si riescono a fare queste imprese se non sei veramente motivato. Quindi aspettiamo Zico nei prossimi giorni, ma comunque sicuramente andrà avanti per la sua strada senza problemi. Per ora, come si dice in gergo, è tutto. Torneremo sicuramente prima della conclusione della impresa di Zico a ricollegarci con lo Stelvio e poi naturalmente saremo tra i primi e tra i più completi a raccontarvi tutta la successione degli eventi che stanno caratterizzando questa straordinaria impresa dello Stelvio Unlimited 2021.